Allora, intanto io sono Giulia Borrisana, la Radio 1, sono contento in primis di essere qui questa mattina perché bisogna presentare un'opera prima, quindi è qualcosa di davvero prezioso da fare. Qui accanto a me c'è già l'autore, Abia Mingarelli, a quale diamo il buongiorno, applauso per te. Meglio ciò che non è oggi la mia realtà, ma quindi è un sogno,
quindi una mente segnatrice riesca ad arrivare laddove realmente non ci sono nessun ricordo della mia vita almeno fino ad oggi. E poi se io dovessi raccontare una storia ambientata a Roma non mi darebbe quell'emozione che mi vuol dare un pezzo di stare New York, Los Angeles, che già scenograficamente vuol dire aperto. E quindi mi danno quelle forti emozioni sapere di stare in un posto dove tutto è diverso, dove la vita non è la mia, ma non la posso dare. Io oggi posso essere chiunque. E quindi, decidendo che oggi posso essere chiunque, posso stare ovunque. E Dan è nato proprio per questo motivo, per raccontare qualcosa che non c'è. Questo è il sogno. E questo romanzo è ambientato a Lake George, che è lo stato di New York, dove tu non sei mai stato a parlare. Beh, io sarò come se ci fossi stato. Almeno un anno intero, non so dentro quel posto. Grazie ai sogni. Grazie ai sogni, alla faccia del tuo prego. Sì. Io me li do niente. Ma infatti io posso aprire velocemente una parentesi nel ridare il buongiorno a Barbara Buscemi. Eccola qua. Vieni, devo raggiungere Barbara, grazie. Perché Barbara è proprio l'esempio, no? Di persona che qui stiamo parlando in qualche modo Barbara della tua terra. Stavo dicendo il Barbara è il tuo operator, perché in realtà mi gira tutto il mondo. Eccetera, e quindi insomma non investe gli euro per poter viaggiare, eccetera. Trovi atipico che un autore italiano possa descrivere luoghi, storie, persone, quant'altro, i posti che non conosce, ma i posti soprattutto che sono usati? Ma io penso che tanti autori scrivono sui posti, questi autori che scrivono su altri paesi non è che possono essere stati là tutti quanti, insomma. Proprio la sua mente è la cosa interessante, perché lui con la sua mente riesce a immaginarsi, se noi ci pensiamo a tutti i libri che leggiamo, diciamo che l'immaginazione c'è lo stesso suo, è un'immaginazione fuori dalla norma. E noi dagli Stati Uniti ovviamente sogniamo di essere in Europa o in Asia da qualche parte. Lui sogna di essere nei Stati Uniti, ma è giusto così, ovviamente si è documentato. Quindi la... Ma negli Stati Uniti sognate di essere in Europa, l'Europa di adesso, di oggi? O... Insomma, io ho avuto la fortuna di vedere in Italia, credo che sono tanti anni, ormai sono italiana proprio al 1000%, ho passato la maggior parte della mia vita. L'Italia è una cosa fantastica, come sapete io sono slovacca di padre, tedesca di padre, immigrata in California, 12 anni e poi a 24 sono approdata qui. E da qui non mi sono più mossa. L'Italia è la mia terra, è la mia gente, è la bellezza che io amo, è tutto quello che è italiano per me è il massimo. Strano perché nella mia terra di nascita, però è qui dove mi trovo bene e così provavo che mi pagherà. Pazienza, si vanno le onde, così come vai, si cerca di essere corretta come persona, avere i miei valori, avere come penso io e vivo così come sono abituato, anche se il paese non insegna più queste bellissime cose. Comunque non voglio fare questi discorsi. Adriel, ho conosciuto Adriel quando un'anno fa. È un ragazzo che io sono molto fiera di lui, è una persona che va. Io arrivo e lui arriva, lo so. Mi ha fatto chiedere a leggere un copione e che ne pensi, ho detto, ma sentivo qualcosa, vabbè, adesso vedo come posso sistemarlo. E il copione ancora non è nota, vero? No. Però nel frattempo ha detto che scrivo il libro. E questo invece è andato, qualcosa è arrivato. Io ho aspettato ancora il copione.
per arrivare a dove vuole arrivare. Grazie. Allora, torniamo al sogno di Dean. Intanto chi è Dean? Dean è un ragazzo di 17 anni, che ha un grande sogno dentro il suo cuore, che è un sogno poi universale, perché ancora non so spiegare qual è il sogno, proprio perché quando leggere il libro scoprire questo. Però un sogno alla fine universale, può dire una cosa, ma ne può dire 100.000, si può essere una persona, ma si può essere 100.000 persone. Basta volerlo, basta avere gli orizzonti aperti. E Dean, però, rispetto ad altri giovani, dimostra questa voglia di avere valori veri dentro di sé. Quindi il valore dell'amicizia, il valore della vita, che è quello di viverla intensamente, sempre restando nella giusta via. E il valore della famiglia, che oggi viene un po' a mancare. E quindi lui dimostra insieme ai suoi amici che questi valori devono restare a galla, altrimenti finisce tutto. Questo è Dea, un ragazzo sognatore, un ragazzo che scrive, scrive poesie, scrive, è introspettivo, ogni cosa che gli arriva dall'esterno lui lo riporta in continuazione su carta, vive le sue sensazioni attraverso proprio il calore della pelle, e quindi questo manda delle vibrazioni e chiunque gli sta vicino vibra insieme a lui. Questo è il reale. No, tra l'altro una cosa che mi ha colpito all'interno del romanzo è proprio di questi racconti di cui tu parli di Dean, sono proprio trascritti, cioè ci sono i pensieri estrapolati dal diario di Dean, quindi è proprio un percorso, come dire, già cinematografico di queste, no? Qualcosa di cui tra l'altro ne parleremo tra poco, però ti voglio chiedere perché hai deciso di scrivere questo tipo di romanzo? Perché questo tipo di romanzo deve trasmettere qualcosa, cioè questo romanzo io non ho voluto scrivere un romanzo solo per scrivere qualche cosa, questo romanzo ha un obiettivo ben preciso, che è quello di far sognare tutte le persone che hanno a che fare con questo romanzo, e che una volta che stanno dentro verranno catturate e non verranno più lasciate da e quindi Francesco quindi Francesco lo dico io perché no, perché una cosa che mi preme il libro, perché non, c'era una frase che avevamo scritto a Stephen King, dove ha scritto il libro, che un signore che stava, insomma, parla di un, insomma, qualcuno che non l'aveva letto, non aveva visto il film, parla di una, del carcere, quella sua mamma moglie. E con Pomex. Sì, e un signore era lì, ha letto il suo libro, un carcerato. Però gli scrisse una lettera dove gli disse, lei è riuscita a raccontare il carcere come mai nessuno è riuscito a raccontarlo, e lui gli ha risposto, questo signore, ci sono proprio due lettere alla fine del libro, e lui dice, io non ci sono mai stato dentro lui, eppure con la forza del sogno, se vuoi, è riuscito a raccontare meglio di qualsiasi altra persona che è stato lì dentro, questo il loro mondo, il loro essere lì dentro. Questo perché lo dico? Perché io non ho letto il libro, ho letto una parte che avrei dovuto leggere, ma poi non siamo riusciti a organizzarci. E quello che ho sentito qua dentro è quello che sento quando poi sto parlando, in un certo senso. Non dico che Dean o Dean, chiamatelo come volete, sia lui, però trovo che anche se non sei uno scrittore, se hai l'esigenza di scrivere, e lui ha questa esigenza, quindi ha una purezza dentro che puoi magari non amare.
me personalmente, però senti sotto che c'è del vissuto, c'è una roba che lui su ogni parola capisci che sta là, che ci ha pensato, ma arriva all'esigenza di scrivere quella parola e di far arrivare quella sensazione là. Quindi non so se ho risposto alla tua domanda per lui. Io direi quella di avere un'esigenza di raccontare qualcosa o di raccontarsi, di mettere dentro le sue pagine anche se stesso, perché poi quando tu vai a interpretare un personaggio, a scrivere una cosa o a cantare una canzone, a fare un quadro, una foto, c'è sempre qualcosa di te stesso. E poi alla fine sono le cose più belle, cioè quelle che anche hanno un maggiore riscopo. Assolutamente, queste sono quelle in cui ti ci puoi ritrovare. O dove puoi ritrovare l'autore, con l'amico, con la persona che conosci. Tutto qua. E penso che sia le presentazioni poi servono solo una cosa, a cercare di mettere i libri, perché prima lo devi comprare, poi ti fai una bella firma e poi quando vai a casa c'hai cioè 10 minuti di leggere 10 pagine, quindi comprare il libro e poi leggere, se no non escono. Ora io non so se questo editore, come tutti gli altri editori grandi, estroverso, hanno dei fondi statali, comunali, non lo so. E lei è un indipendente? E allora, ragazzi, e allora. Lui è un editore, Giancarlo Ruschini è un editore un po' atipico, perché prima di tutto è uno scrittore. E quindi questo lo avvicina ulteriormente a quello che è la creatività, no? È un po' come succede in altri settori, nel cinema, nella musica, ad esempio nella musica Caterina Caselli, cioè il parlare lo stesso linguaggio poi del creativo, dell'artista che ti trovi di fronte e davvero un certo tipo di sensibilità. Allora, questo romanzo Giancarlo esce lunedì in tutte le librerie e a me piace anche dire che comunque esce in tutto il mondo, perché oggi insomma grazie alla rete, al web, al digitale, quant'altro, insomma chiunque può acquistare un qualcosa in ogni angolo del mondo. Però vorrei intanto capire, fatti due domande, prima perché hai deciso di pubblicare questo romanzo e poi se ci spieghi un po' quello che è il meccanismo di distribuzione lo stesso. Scusami Giancarlo, io vi saluto. Ciao, grazie. Grazie Francesco per essere stato con noi. Pittori e via dicendo, soprattutto autori, quindi scrittori,
volevano far sì che tramite un canale nostro personale potessimo aprire le porte e facilitare, soprattutto in vista del problema che era il lavoro, e quindi cercare di facilitare le cose a tutti. Questo non significa che si cumplirà tutto, assolutamente non è possibile. La maggior parte dei paesi che arrivano sono poco iscrittivi, organizzati, di giù da persone che si sono svegliate la mattina e non hanno scritto. Quando ho trovato il suo libro, pensavo che fosse uno dei tanti. Ora, qui si è parlato molto del sogno, essenzialmente io credo molto nel sogno. Il grande Ernesto diceva che la realtà è il sogno, che significava profondo il sogno. Tutti noi sogniamo qualcosa, anche attraverso il sogno è stato capace di raggiungere i nostri lontanissimi. C'è chi fa dei viaggi affranti la notte, c'è chi vede, percepisce o trova risposte durante la notte, è un sogno e un attimo si sveglia illuminato. Non dobbiamo sottovalutare la forza all'interno del sogno. Io stesso poi tra l'altro non ho portato la posta, ma io ho scritto più di tre qui, già i suoi libri rendono così, amo lui che sogna impossibile. Leggendo il libro di Angel, tra l'altro non è nemmeno facile uscire il primo luogo e subito con una narrazione economica della fama, perché difficilmente un autore con un personaggio di chiara fama metterebbe il suo nome su un'opera X senza averla letta, e quindi questo significa devi prendere più tempo per leggere il romanzo che sono centinaia di pagine, e quindi senza contare che generalmente questi tipologie di persone che hanno anche dei soldi per approvare una relazione, in linea di massima. Qui non è accaduto. Noi abbiamo Antonio Bucavati che hanno creduto prima di me in questo sogno di Angel, che è anche il sogno di Angel. Ho detto leggiamo accuratamente, ci siamo messi tutto il tempo. Quello che mi ha affascinato di più ancora prima del libro è stata la passione di Angel, un modo in cui lui raccontasse e vivesse in prima persona, un po' come tutti i personaggi che scrivono. Ho detto ok, facciamo questa roba, vediamo cosa succede, leggiamo, pensando di non arrivare al fine del libro, invece non è accaduto questa roba, è usato, ok? E quindi questo dovrebbe essere soltanto lo stimolo di tutti, ma tutti voi su questa strada. Quel libro racconta di un sogno, di sapere tutti. Ora di prima decisione un bel libro, questa è una scelta. L'Italia è fatta di pochi lettori, ci sono almeno 5 milioni di scrittori di poesia in Italia e ne loro useremo. Quindi, alla fine, gli scrittori italiani abbiamo bisogno di prodotti nostri, di attori, di cantanti, che non trovano questa rete. E quindi l'associazione nasce per creare, per dare voce, notorietà e visibilità a chi non li avrebbe mai. Perché al di là del fatto che il libro è valido, un altro editore, se non pagassi, non ti pubblicherebbe il libro. Quindi dobbiamo cambiare assolutamente il modo di considerare, perché un poco, e soprattutto il nostro, che è nato, è fondato sull'arte, sulla cultura, assolutamente oggi parlare di altre culture in Italia, sia fuori luogo, se poeta, se scrittore, se maniera, diciamo che un mondo diverso. Quindi non vai da mare. Ok. Ma questo accade anche alla radio in televisione. Che lavoro? Cosa fai da lì? Ma la storia in televisione, vabbè, ma di lavoro che tu fai? No, lavoro. Il suo lavoro fai. Ragazzi miei. Ragazzi miei ricordati. Che volta disinformazione, tutto questo. Sui meccanismi nostri. Il grande danno della cultura, sai, cominciare. L'idea di la cultura fa sì che una corriere dall'altro ci trasmette un concetto che di altri culturali che abbiamo bisogno. Questo è quello che ci vuole dire. Faccio un attimo anche di stare, non permettere le riflessioni delle persone più brave, per cui siamo più manipolati senza sicuramente dalle cultura. Ora se gli autori di artisti di parte cultura non ci pensasse da solo, creare i loro canali, senza costituirsi, allora forse si riesce a dare più visibilità. Noi abbiamo la TV, caso di Rai,
democraticamente e quindi con le nostre risorse, al di là del fatto che ognuno di voi è autore o artista, magari nella vita abbiamo un fotografo in realtà è medico dentista, capita, che ce l'abbiamo, che cura le nostre copertine, il miglior fotografo che io abbia raccontato, un medico dentista, una donna, bravissimo. Siamo un dentista. Abbiamo un autore di teatro che in realtà nella vita organizza corsi sulla sicurezza sugli aerei, perché altrimenti non viverebbe il teatro. È grave, gravissimo. Io voglio essere artista, credo che da. Ecco qual è il punto. Giancarlo, velocemente, per quanto riguarda quindi la distribuzione. Hai ragione. La distribuzione, allora, attualmente se un libro, da un libro non viene a posto il codice SPN, quello che trovate su tutta la copertina, il libro non esiste, anche se è stampato e presentato, dal momento in cui viene a posto il codice SPN dall'editore, automaticamente viene inserito automaticamente dall'editore stesso attraverso un pannello internet, viene distribuito e viene trasmesso a tutti i canali del mondo internazionale. Da quel momento in poi, voi potete trovarvi in Papua, a Nuova Guinea, in Australia, dove volete, qualsiasi libraio, chiedete un libro di Abel Gicarelli, se non ce l'ha, lui inserisce il nome e cognome dell'autore o il titolo del libro, esce poi anche l'editore, perché è associato al codice. Quindi un circuito internazionale questo momento. A questo punto il libraio, se non ha il titolo, non viene detto il codice di Giovanni. In alcune parti del mondo c'è più difficile arrivare, in Italia è facile, quindi non ci muoviamo molto bene. Oltre a questo c'è il discorso che una trentina di distributori, senza assolutamente essere interpellati da noi, automaticamente pubblicizzano il libro su internet, su tutti i loro canali, da Feltrinelli in poi. E questo è piacevolissimo, per me, perché non devi perdere tempo, comunque impegnati molto per contattarli e pubblicizzare i tuoi titoli, lo fanno da soli, quindi dalla settimana prossima, e questo perché devo aspettare questi giorni, perché dal momento in cui il libro va in stampa non puoi registrare subito il codice SPN, perché sul pannello del codice SPN l'associazione degli editori italiani di dicendo che addirittura il peso del libro, e quindi tutti che non hai il libro come sanno, perché per il trasporto, il viaggio eccetera, voglio sapere anche il posto dove sei stato, il modo di formato esatto, la grammatura, il tipo di legatura, quello che sapete tutto. C'è il codice SPN, quindi almeno affinché voi mi ricerchi indicissimo e trovino il libro di Hagen, automaticamente lo troverete, magari sarete a leggere su internet, su un sito qualsiasi di cinema, di TV eccetera, e magari che arriva in alto tra le tre copertine da solo senza che voi abbiate la notazione del libro di Hagen o altro. Però se non volete aspettare la prossima settimana c'è il fatto di vedere. No, ma lo farò adesso per mai uscire. Non si deve fare. Ha un percorso che va un po' anche al contrario, no? È tipo il film di Giovanni, cioè una cosa. Perché? Perché nel 2000 lui ha realizzato un corto dal titolo Il sogno di Dea, con il protagonista, un amico che è qui, che è Davide Rossi. Procedimento locale, cioè romanzo, giusto? Sceneggiatura, corto. No, corto, sceneggiatura, romanzo, cioè tutto il contrario. Se no faccio una cosa sbagliata. Ecco perché sono il mio amico, lo dici? Questa è la verità. Lui era Dan. Ecco Dan. Ci ha fatto scudo. Infatti qui tra l'altro. Davide Rossi, perché un tempo, anche se a sua insaputa, la sua vita e tutto ciò che gira intorno mi ha ispirato. Questo per me è un grande onore, per questo non dico appunto per questo che sappia, e quindi volevo ringraziare tantissimo tanto Abel comunque, perché finalmente è riuscito a comunque fare anche il libro di questo,
Ora chiaramente quando venga a dire siamo amici, comunque andate come siamo rimasti amici, quindi ho sentito, diciamo, personalmente. Tu l'hai visto in prima persona? Ho visto in prima persona, sì. Ma sul set secondo te, quattro volte il romanzo di questa cosa? Poi farò anche il film. Poi farò anche il film. Il romanzo devo, diciamo, in concomitanza con la sceneggiatura. Perché comunque subito dopo, appunto io leggevo la sceneggiatura e, mentre appunto la stavo scrivendo. Quindi per me è veramente molto importante, diciamo, stare qui comunque oggi stamattina e sono molto felice comunque che siamo riusciti comunque a fare. È un testimone, è un testimone. Un testimone. Decratis Ennio Pontis. Dov'è? Ennio ha letto il romanzo, ha letto anche la sceneggiatura già pronta e l'idea è quella di realizzare finalmente un film. Buongiorno a tutti. Sì, buongiorno a te. Stamattina ho conosciuto all'inizio nuovo informato, ho conosciuto l'editore Giancarlo Moschini e parlando ho capito perché lui... Senti, è arrivato il romanzo. Eravamo preoccupati. Buongiorno a tutti. Capito perché non lo diciamo. Scusami. Buongiorno, grazie. Aspettavo un attimo. Posso rifarlo? Che mi è no, senti. Allora, te lo dico subito così, visto che siamo amici da un po' di tempo, per compare il ritardo, mi hanno detto che è la parrucchiera. Scusate, ma è che sono diventato papà. Qualsiasi, dovunque uno si potrebbe riconoscere. È una storia tutto sommato che ho trovato internazionale.
e siccome io mi sto orientando molto su quelle che sono le coproduzioni, chiaramente coprodurre un film che sia prettamente una storia italiana è possibile, non è che sia possibile, ma dare modo anche ad altri di riconoscersi di più nella storia è una cosa che facilita un pochino questo fatto delle coproduzioni. Altro, diciamo, potrei dire molto, perché però mi allungherei su argomenti che forse non sono di interesse pubblico, insomma. Questo è un fattore positivo anche per gli attori italiani che partecipano a questo film, perché se effettivamente si riesce, è un lavoro lungo e difficile, realizzare questa coproduzione, chiaramente gli attori italiani, il film verrà distribuito in maniera massiccia fin dall'inizio, non il film acquistato dall'Italia e poi eventualmente distribuito, cioè, ma come film di coproduzione avrà una nazionalità multipla, quindi dovrà avere già fin dall'inizio una distribuzione, faccio per dire, in Italia, in Francia, quindi negli Stati Uniti. Quindi è un vantaggio un pochino per tutti gli attori che partecipano all'operazione, come in tutte le operazioni di coproduzione, danno maggiore visibilità e, fattore non ultimo, permettono di realizzare prodotto di un certo valore e costo con investimenti inferiori da parte di ciascuno. E quindi iniziare già dall'inizio, non sostenendo un grossissimo sforzo economico per poi sperare nelle vendite, ma partire già con una sinergia fra la Stato e la produzione. Questo è quanto. Roberto Ciccoli. Che parte il mezzo della notte? Si fa l'aeroporto di Brandatore, ma no, metto qua, ma no, scherziamo, è poi va a cercare poi no. Ma ne abbiamo liberati scegli importanti, domanda a tutte e due, poi in realtà come è avvenuto questo vostro incontro, che tra l'altro ho detto che trovo piacevolmente anche nei ringraziamenti, anche questo è un po' inconsueto, ci sono tre pagine di ringraziamenti, ma tre pagine non fatte tutti insomma di nomi eccetera, ma ringraziamenti motivati, e tra questi appunto, oltre a Barbara e Lucia, Francesco Venditti, Alicito Ignazzi eccetera, c'è anche Roberto Ciuffolato. Le vostre dire innanzitutto questo, sì. Io questo adesso fare tre pagine di ringraziamento ad altri, perché è veramente una persona di quelli che adesso iniziano a diventare l'arte. È un uomo di cuore, ma questo si vede anche in quello che scrive, si vede giustamente quello che dicevi della storia, della storia dei valori, quindi proprio per questo è internazionale, cioè potrebbe essere ambientata in un posto senza nome in realtà. I nomi anche sono un po', cioè, c'è Silvana, c'è bisogno dei nomi, Dean e Paul. Dean. Io lo faccio per no, però aspetta, c'è anche Gino Coppola. Gino Coppola. Ho pensato che fosse il parrucchiere. Thank you.
vicino a se avete un po' memoria, non so se qualcuno ha seguito vicende di altro tipo della Roma, della società di calcio, quando hanno letto il nome di tutti i soci della Corrada, sembrava caso di un film di Coppola, sono tutti nomi che erano accidenti, chi c'è dentro, che sembrava una riunione della cupola, quindi Gino Coppola è perfetto, cioè, mi sembra più un giornalista Gino Coppola di Lea, ma comunque però, visto che è veramente una storia di valori, una storia di sentimenti forti, contrastati, è proprio per questo l'internazionale, quindi per questo. E buono, volevo ringraziare Abbie perché, come dicevo, è una persona che sta diventando rara. Io con questo invito a tutti i presenti di cercare di essere sempre più rari, perché adesso quando qualcuno si dice è una brava persona, non c'è una persona. Ti guardi intorno, te lo dici, qui è una brava persona. Sì, tu! Una rovinata per essere una brava persona. O se è più una buona donna, se no non hai una. Abel è una brava. Non solo, è una brava persona che scrive bene, è una brava persona che è qua, è una brava persona che ha trovato un'idea e che credo che sia giusto seguirla e svilupparla. E quindi ringraziamento a te per le tre pagine di ringraziamento là servono di allora dobbiamo noi ringraziare chi ci ha ringraziato così semplicemente poi per grazie per ringraziare si può essere anche di niente con ringraziamento sì, certo mi sta adesso ringraziamento lo ringraziamento e cancello proprio dice grazie ci sono chiaro per una motivazione per cancellare abbiamo preso la casa. Sì. Ah, ma quanto meno come faccio in questo? Penso in pausa. Quello è un ruolo importante quello del Cadri, perché l'aspetto. No, ma questo Cadri mi dà poi sicuramente. Mentre gestire sta pure su voi. Così nella pausa pranzo c'è una cosa così e poi una meno a voi, se ho passato bene la pausa pranzo, sono contento di tornare a lavorare. C'è sempre quella. Che almeno chi si riapre questa figura? Ci sto pensando. Che almeno è trasversale, ma sono tutti set. Adesso sta uscendo la figura dello psicologo sul set. Sì. Sì, se fosse uno vuole vedere quante ne direbbe. Ma partendo proprio da Gilda, cioè, come dice, sarebbe. E molte volte sarebbe utile per voi. C'è qualche domanda, qualcuno vuole fare qualche domanda, tantissima. Sì. Partiamo con un come già disse. Scusa, la persona che sono in piedi, ci sono questi segni che si può dire. Grazie. Abbiamo fatto una relazione piuttosto in modo di fare la verifica
sognato con questa comune, fatto un ruolo più No, no, un sogno, è un viaggio. Ha potuto anche fare e poi sognare in un modo diverso questo. È un viaggio. Andiamo in aereo, su e giù, a me non fa nessuna emozione, mi emoziona più il treno. Però ciò che è importante in questo è che lei ha sviluppato tutta questa storia in un rapporto con una fantasia quasi occulta, un sogno. Ma che bello, che ciò che si dice che è molto non sia bello. Spesso hanno una dipendenza con la realtà enorme, perché noi possiamo, ma io ho fatto lo sportivo, quindi mi successo, ho fatto la tennis, la maratoneta, e ora una notte ho sognato di vincere una maratona, cosa che non avevo mai vinto, scorso anche sotto il gol sport, di fare una scalata, di arrivare prima, avevo sognato il campaduro, sì, quindi voglio dire, il viaggio della mente è meraviglioso. Poi magari ti svegli e vedi che non sei sul cattaturo, vabbè, però aver costruito una storia che puoi congiungere è veramente bellissimo, il sogno è un mistero, io credo che se non ci fosse il sogno non ci sarebbero registi scritti. Io penso, vorrei partire perché sognare ci fa amare quello che è la vita, certo. E ci fa vedere spesso che quello che la vita non ci dà, c'è un senso. Poi può essere un congiungimento di persone a poca importanza, però ci sono delle cose che io ricordo che sognare un amico è stato e allora buttavo via di nuovo la mattina mi stavo preparando, faccio la doccia, posso la gente scoppiata, ti vedo il rapporto di chi sarà che sono, se è mattina, chi sarà sulla viene qua sentita, bene, era questo signore, questo vecchio amico che era sono rimasto così, possibile. Dico, ma sai di un senso? Io proprio sono più sognato di te. Sembrava una cosa. La legge dell'attrazione. Ma straordinaria, pazzesca, sono rimasto meravigliato, bloccato. Ma non può essere. E ci sono proprio con lei, sono venuto ieri sera. Con la pasta. Ho pensato di venire a te. Beh, non è venuto con la pasta. Lei quando ha visto la pacca, ha parcheggiato sul tuo caso, ha detto, ma questo non è un bello. Questo è poi le rispondo sul discorso. Questa cosa che sta facendo è una cosa importante, questo suo progetto, perché è proprio la base. E tu, che il sogno sta alla base della vita, riesci a incorniciare la nostra vita, a darci la speranza a volte. Uno sogno, che se vincessi domani, che faccio i sogni? Beh, dipende di speranze. I sogni sono, possono essere un'illusione, oppure il sogno sono incoraggiati. La proiezione della nostra realtà. Un segmento per arrivare a qualche parte. Ma bisogna lavorare sotto duro per poter arrivare al sogno. I sogni non arrivano stando qui a cercare così. Ho voluto sottolineare perché quando tutti magari riescono a comprendere quello che una persona vuole dire. E quindi si parte sulla base dei sogni come un'istruzione, un'educazione per i giovani, visto che i giovani ormai sono quasi disillusi, per colpa di qualcuno forse. E quindi per avere, se noi abbiamo un seme, dobbiamo annaffiarlo. Dobbiamo farlo crescere, curarlo, cucinarlo, eccetera. Quindi se non vogliamo far sì che questo mondo prosegua, abbia una generazione che valga e che abbia dei valori e quindi possa sognare con la propria testa, dobbiamo far sì che dobbiamo dare a questi giovani il valore dei sogni, dell'amicizia, della famiglia e di tutto quello che comporta la vita. Senza di quello, come dico in postazione, è destinato a
fine di mondo, non può proseguire, e già forse abbiamo dei grossi accenni su questo. E il sogno alla fine non è altro che una proiezione della nostra realtà. Se noi desideriamo che quella persona venga a bussare alla nostra porta, questo può avvenire solamente se, grazie alla legge dell'attrazione, apriamo quelle energie positive che noi tutti abbiamo. Non so se è telepatia, so che è energia, noi siamo fatti di energia, quindi se siamo positivi attiriamo tutto ciò che è positivo nel mondo, se siamo negativi attiriamo tutto quello che è più negativo che può essere nella nostra vita. Se io sono arrabbiato la mattina e mi alzo, mi va tutto storto. Se io ho un approccio mentale diverso nei confronti della giornata, mi succedono delle cose incredibili e mi sono successe. Questo è il potere dei soldi. La mente deve essere positiva. Non prendere mai la macchina roba. sul discorso della macchina dei parcheggi, se tu parti, se trovi il parcheggio, lo trovi. Sempre se trovi la macchina. Prima di trovare. Questo però è il parcheggio libero perché lì che c'è la macchina. Io questo sogno di anni, appunto prima abbiamo parlato di me e di papà, però questo sogno di anni, il sogno, fino adesso abbiamo parlato del sogno, ma sempre se il sogno appunto che ho fatto notte, che poi può essere riportato nella vita in qualsiasi cosa, può illuminarti, può c'è tutta una fatica, questo è chiaro. Però il sogno di sé per sé, il sogno di anni, come l'ho vissuto io, come diciamo l'ho capito io da Apple, è più un messaggio proprio per tutti, per i giovani soprattutto, ma per tutti alla fine, tutti quelli che magari il sogno ce l'hanno, ma il sogno di una vita migliore, di una vita diversa, il sogno che qualsiasi persona ha dentro ogni cassetto, il sogno di quello parlessi mai nessuno, il sogno inarrivabile, diciamo, che chiunque di noi penso abbia dentro, si può tirare fuori, si può vivere, può diventare realtà, può essere vero. Basta crederci, secondo me è questo il messaggio, diciamo, fondamentale poi del libro e del sogno di Dan. Ho voluto dire queste due parole giusto perché fino adesso abbiamo parlato appunto di sogno, in sé per sé. Il sogno sì è giusto, il sogno può essere anche questo, appunto proprio il sogno notturno. Però ecco, questo tipo di sogno è un altro messaggio. Innanzitutto voglio ringraziare un grande amico che è stato il primo a credere nel mio progetto e mi ha sostenuto anche, a parte il discorso dell'editing sul libro, l'editing è quello che è un po' la correzione su alcuni passi oppure sulla direzione di certi versi, eccetera. Ma grazie a lui, perché sostengo psicologicamente proprio, anche citandomi e dicendomi delle cose che mi davano adrenalina, e ho potuto proseguire questo percorso, perché il percorso del scrittore del libro è un percorso molto, sai che inizi e non sai se si finisce. E quindi grazie anche a lui questo libro esiste. E il mio amico è Gianluca Perilli. All'interno poi del libro troverete un disegno fatto da un ragazzo di 14 anni e siccome io amo molto il mondo dei giovani e penso che bisogna sempre dare una possibilità a loro e ho voluto dare questa possibilità a questo ragazzo per potersi esprimere in libertà totale. Gli ho detto fai tu quello che senti di fare, lui l'ha fatto, chiaramente è un ragazzo di 14 anni e però è venuto fuori una bellissima cosa. Quindi anche lui avrà la sua parte di gloria. E Tino Sherman. Poi voglio ringraziare la persona che ha curato la copertina, una persona a cui sono molto legato, e ha fatto
studiato il libro e dallo studio del libro è riuscito poi a tirar fuori quello che era poi la mia idea, che non riuscivo però a concretizzare. Questa persona è Alessandro Gallo. Va bene, signori, grazie per essere stati con noi, Abel Vitarelli, ancora un applauso.